dalle piovere giganti alle navi fantasma. No, ragazzi, questa è una parte pazzesca che mi piace da morire. Gli antichi popoli che navigavano il mar Mediterraneo credevano che i misteriosi guardiani dell'abisso avessero il potere, pensate, di cambiare i giorni fasti in nefasti, cioè ci mancava pure quello, no? E di causare le eclissi. Il più temuto di questi esseri, forse lo conoscono anche molti ragazzi che hanno studiato un pochino anche la mitologia, eccetera, era il Leviatano, un terribile mostro marino che rappresentava praticamente il caos primordiale, che avvolgeva, pensate, nelle sue spire il sole e la luna. Avrebbe potuto addirittura divorarli. Persino il popolo ebraico, che non aveva fra l'altro tradizioni marinarie, era terrorizzato da questo mostro. Il mostro marino più temuto dei marinai occidentali era invece il Kraken. Ade diede vita a un orrore inimmaginabile. Il Kraken. Che fra l'altro ha colorato, diciamo la verità, anche molte storie di vecchi lupi di mare, ma anche scrittori moderni. Il Kraken veniva descritto in qualche modo come una piovra di enormi dimensioni, in grado di affondare una nave, pensate, con i suoi enormi tentacoli. Io libererò il Kraken. Il nome deriva anche da un albero, perché? Perché nelle varie raffigurazioni che l'hanno dipinto andavano proprio a rappresentarlo come una sorta di, passatemi il termine, di albero gigantesco che con i suoi rami, insomma, andava un po' a muoversi nel mare, quindi aveva questa assonanza, questo collegamento con l'albero. E come non poter parlare ancora delle sirene, invece? Esseri acquatici con l'aspetto di donna, ovviamente, come sapete, nella parte superiore, invece il corpo, invece la parte inferiore era quello di un pesce. Creature bellissime, le sirene, anche molto affascinanti sicuramente, dotate di un'incantevole voce, alla quale nemmeno nessun pescatore, neanche il temerario Ulisse, è riuscito, fra l'altro, a resistere. Abbandonavano i pescatori, pensate, qualunque cosa stessero facendo, qualunque azione, per farsi prendere da questo così affascinante, irresistibile canto di queste ammagliatrici, di queste donne ammagliatrici, poi perché sono sempre donne le sirene, vabbè, comunque, che vanno ad ammagliare, possiamo dire così, bisogna aprire una parentesi anche su questo. La storia ci racconta di ammutinamenti, di atti di pirateria, omicidi addirittura e misteriose sparizioni di navi, quindi altro tema, quindi le sirene, questi mostri che abbiamo detto, il Kraken eccetera, ma anche le famosissime navi fantasma. Queste navi fantasma, per esempio, nascondono tantissimi segreti, ma ancora oggi ce n'è una in particolare, la Mary Celeste, pensate che fu trovata nell'Oceano Atlantico. Il fatto che il suo carico di cibo e di acqua fosse intatto e non c'era nessuna traccia dell'equipaggio ha fatto davvero pensare, anche un po' forse volare con la fantasia. La causa non è mai stata comunque accertata, no, quantomeno non è stato accertato che fosse né una tempesta né un atto piratesco la fine di questa nave. Oggi la storia di Mary Celeste rappresenta sicuramente uno dei grandi misteri più famosi anche riguardanti proprio le navi fantasma.